In occasione del bicentenario, la mostra espone la ricca collezione di cimeli napoleonici del Museo Stibbert e, parafrasando la famosa ode manzoniana, spazia da Firenze alle piramidi. La mostra si apre infatti con il decreto napoleonico che modifica lo stemma della città di Firenze, concesso nel 1811 ma mai applicato nella realtà. Il nuovo stemma, che avrebbe dovuto sostituire lo storico giglio, non ebbe successo. L'interesse di Stibbert per la figura di Napoleone ha radici profonde nella sua famiglia. Il padre, colonnello Thomas Stibbert, aveva combattuto a lungo contro le armate francesi, nelle lunghe campagne in Europa fino alla campagna di Spagna, dove fu ferito nella battaglia di Talavera. Un amico di famiglia, il colonnello Pietro Baldini, aveva invece militato in gioventù nelle schiere napoleoniche. Dalla prestigiosa sciabola di Gioacchino Murat, allo spettacolare elmo dei dragoni Regina, le armi costituiscono un nucleo imponente della collezione napoleonica del museo, arricchita anche dalle bandiere del Principato di Piombino e dalla rara bandiera del secondo reggimento fanteria di linea, restaurata per l'occasione grazie all'interesse di un gruppo di appassionati coordinati dal Souvenir Napoléonien. Ma il cimelio più raro ed evocativo è certamente l'abito di Napoleone, indossato dall'imperatore per le cerimonie dell'incoronazione al re d'Italia nel 1805 a Milano. Accompagnato da gilet, calzoni e calze, il grande mantello decorato in oro e argento con simboli napoleonici porta l'emblema della corona ferrea, l'ordine creato per il Regno d'Italia. Altri abiti ci riconducono alla vita della corte napoleonica toscana dei principi Baciocchi, rappresentati in questo bel ritratto, come l'abito appartenuto alla contessa Eleonora Pandolfini, dama di corte della granduchessa Elisa, composto dalla tunica in seta ricamata e dal lungo strascico prescritto dal protocollo. Ma l'interesse di Stibbert si allargò anche all'Egitto, illustrato nelle grandi tavole dei volumi di Champollion, nati dall'interesse suscitato già all'inizio del secolo dalle imprese di Napoleone nelle terre delle piramidi. Da queste tavole Stibbert trasse ispirazione per la creazione di un tempio in stile egizio nel suo stesso parco. Da Firenze alle piramidi, il Museo Stibbert propone un viaggio attraverso l'epopea napoleonica.